corteo per Reda. Una settantina di persone ha partecipato al corteo di solidarietà organizzato dalla famiglia del ragazzo accoltellato sulle mura lo scorso sabato. Furto in gioielleria, via argento e gioielli, ennesimo colpo, il sesto in pochi anni alla Del Sarto di Altopascio. I ladri sono entrati nel negozio con le chiavi rubate prima nell'abitazione del commerciante. Pescatori in rivolta contro i nuovi confini del mare, sono arrabbiati e delusi i pescatori della flotta Viareggina, una delle più importanti del Mediterraneo, per l'accordo bilaterale con cui l'Italia ha regalato una fetta di mare alla Francia. Noi TV ai vertici degli ascolti regionali, dati Auditel certificano come la nostra sia l'emittente che si occupa di contenuti provinciali con più telespettatori, in media 81.000 ogni giorno. Lo sport, Baldini tra verità e voglia di rivincita, carico e motivatissimo, si è presentato così Francesco Baldini alla sua prima conferenza stampa dopo il ritorno in rossonero. Ok verso il derby della Versilia, martedì l'atteso scontro tra Viareggio e Forte dei Marmi. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura il servizio è dedicato al corteo di solidarietà con il ragazzo accoltellato lo scorso sabato sulle mura a Lucca, corteo che si è svolto questa mattina nella città capoluogo. Si sono dati appuntamento in piazzale Ricasoli davanti alla stazione per far sentire la loro vicinanza a Reda, il ragazzo di 17 anni, accoltellato la sera del 27 febbraio sopra Porta San Pietro. Da lì, con un corteo silenzioso, sono arrivati fino al castello di Porta San Pietro, luogo dell'aggressione. I familiari del ragazzo, gli amici e i compagni di scuola hanno voluto così manifestare la loro solidarietà, ma soprattutto chiedere che vengano presi provvedimenti più severi verso l'accoltellatore, un coetaneo del ragazzo che si è già reso protagonista di episodi violenti in passato e verso il quale è stata notificata una denuncia a piede libero per tentato omicidio ed il foglio di via dal comune di Lucca per 3 anni. Troppo poco, secondo i familiari del giovane marocchino, che si trova ancora in terapia intensiva all'ospedale di Lucca. Solidarietà a lui e chiedere giustizia perché vogliamo giustizia. Chiunque dei suoi amici ora è in pericolo, chiunque, perché ora anche i suoi amici che lo vanno a trovare all'ospedale. Questo tizio qui che ora è libero li minaccia dicendogli chiunque vada a trovare Reda ha un conto in sospeso con me. Le autorità per ora non ci hanno detto niente, non sappiamo niente, sappiamo solo che lui è libero, ha il foglio di via da Lucca per 3 anni, per oggi era ancora a Lucca tranquillamente, senza controllo, senza nulla. Ancora la cronaca, un agente della polizia stradale è morto in un incidente avvenuto sull'Aurelia nei pressi di Sarzana. Alessio Enrico Sponcichetti, 40 anni, di Prati di Vezzano Ligure, era in servizio alla sottosezione della Polstrada di Viareggio. Sponcichetti, libero dal servizio, con la moto si è scontrato frontalmente con una vettura sulla strada statale Aurelia. Andiamo a Camaiore. Nel corso della nottata ignoti hanno compiuto un furto ai danni della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca nella zona industriale delle Bocchette. I malviventi sono entrati all'interno dell'istituto forzando una finestra e sono riusciti ad aprire una delle casse degli sportelli asportando circa 5.000 euro. L'intervento delle pattuglie dei carabinieri ha messo in fuga i malviventi. Le ricerche hanno al momento dato esito negativo. Le indagini però proseguiranno a cura del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio. Raid dei ladri la notte scorsa in Mediavalle del Serchio. È stata la stessa banda, con ogni probabilità, a mettere a segno prima un furto in abitazione a Ghivizzano e poi in un'attività commerciale a Socciglia nel comune di Borgo Ammozzano, indagano i carabinieri. Continuiamo a parlare di furti, ne è stato messo a segno un altro alla gioielleria del Sarto ad Altopascio, vediamo. Ennesimo furto, il sesto, alla gioielleria del Sarto ad Altopascio. Stavolta i ladri sono entrati prima nell'abitazione del gioielliere ed hanno rubato le chiavi del negozio. Poi sono entrati nell'esercizio commerciale facendo razzia di gioielli e argenteria. Si tratta sicuramente di persone ben informate sulle abitudini di Del Sarto. E c'è un aspetto ancora più inquietante in questa vicenda. L'allarme del negozio fa scattare il numero della gioielleria sui telefonini dei titolari.
Stavolta questo non è accaduto. I telefonini hanno squillato, ma indicando numeri e nomi sconosciuti e senza senso. Come se i ladri fossero riusciti a modificare il numero di uscita dell'allarme per depistare i titolari. Il sistema ha funzionato con i telefonini del gioielliere e della figlia. Fortunatamente non ha funzionato con quello della moglie. Verso le 5 di stamani mattina ho sentito squillare il telefonino. Ho visto un numero che non conoscevo. In contemporanea, dopo pochi secondi, è squillato anche il telefonino di mia moglie, che sul display è apparso il numero del negozio. A quel punto ci siamo alzati, sia io che mia moglie, siamo andati in sala e abbiamo visto la porta sul retro che era aperta. Abbiamo cercato le chiavi del negozio, ci siamo resi conto che le chiavi del negozio erano sparite. È successa una cosa un po' strana. Il numero del negozio era salvato sotto un nominativo a cui noi non avevamo mai dato. E quindi io non ho dato importanza e ho riattaccato il telefono e l'ho riappoggiato sul comodino. Poi però insistentemente questo numero una seconda volta è riapparso sul mio telefono, ho rispento nuovamente, ma poi mia madre mi ha chiamato che piangeva, mi ha detto è successo qualcosa in negozio e quindi io mi sono subito fiondata qui. Oltre alle chiavi, i ladri hanno rubato nell'abitazione di Del Sarto un orologio di valore e gioielli, poi hanno svuotato le vetrine del negozio. Ferruccio Del Sarto è conosciutissimo ad Alto Pascio anche perché è un consigliere di maggioranza e per questo ha voluto commentare la vicenda anche da un punto di vista più generale. Sono stupito che vengono messi vincoli a patti di stabilità e le amministrazioni non possano investire in sicurezza quello che necessita oggi, non per me, ma per tutti i cittadini che sono vessati da continui furti nelle loro abitazioni. È sempre in rianimazione la bimba di 14 mesi di Lucca, ricoverata al Meyer di Firenze per un'intossicazione acuta da cocaina e ansiolitici. Intanto però il Tribunale dei Minori di Firenze ha tolto la piccola e la sorella di 4 anni ai genitori e le ha affidate alla responsabilità dei nonni. Continuiamo a parlare di sicurezza, andiamo a Lucca per l'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza. 24 nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo nella zona del centro storico ed in alcune zone della periferia. Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini durante una conferenza stampa in Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti a Lucca. Per i nuovi dispositivi sono stati stanziati 125.000 euro provenienti dalle contravvenzioni al codice della strada. Oltre a potenziare la videosorveglianza di molte parti del centro storico, tra cui la zona di Porta San Pietro, Corte delle Uova e Piazza Santa Maria, solo per citarne alcune, i nuovi impianti saranno installati anche presso le scuole elementari di San Vito, in via della Maulina, al Campo Coni e ai parchi giochi di Sant'Anna e di San Concordio. Accanto al potenziamento delle telecamere, sono stati predisposti anche dei miglioramenti per la centrale operativa, con un nuovo server in grado di gestire le 125 telecamere totali e un sistema automatico di rilevamento guasti. I nuovi impianti saranno operativi entro l'inizio dell'estate. Ovviamente, come ribadito anche dall'assessore Raspini, la videosorveglianza da sola non è la soluzione dei problemi di ordine pubblico cittadini, ma solo un deterrente e un ausilio alle indagini. Sì, le telecamere sono uno strumento importantissimo per migliorare la sicurezza del nostro territorio. Naturalmente non bastano, servono controlli, serve soprattutto tanta prevenzione a partire dalle famiglie, a partire dalle istituzioni scolastiche per contrastare fenomeni come quelli che abbiamo visto succedere in questi giorni, però sono un validissimo strumento che il Comune mette a disposizione degli inquirenti per effettuare attività investigative, per effettuare attività di prevenzione. A Viareggio sono arrabbiati e delusi i pescatori della flotta viareggina per l'accordo bilaterale con cui l'Italia ha regalato una fetta di mare alla Francia. Abbiamo dato un pezzo del nostro Mar Ligure e del Tirreno ai francesi e questa scelta inevitabilmente danneggia tutta la marineria peschereccia dell'Alto Tirreno. Non hanno dubbi i pescatori viareggini che imprecano contro il governo per avere siglato con la Francia accordi bilaterali dedicati ai confini delle acque internazionali.
A ridare importanza a questa intesa stilata quasi un anno fa, ma non ancora ratificata dal governo italiano, una serie di azioni delle autorità marittime francesi che all'inizio di quest'anno hanno respinto, addirittura sequestrato, alcuni pescherecci italiani nel Tirreno. Il caso più clamoroso è quello di un peschereccio tratto in stato di fermo nel porto di Nizza e poi rilasciato su cauzione. Le acque in cui la barca è stata fermata dai francesi, però, al capitano di bordo risultavano italiane, ma avrebbero cambiato colore proprio nell'accordo bilaterale di un anno fa, avente per oggetto lo scambio di acque territoriali. Le acque internazionali sono 12 miglia, e allora per tutti, e allora perché ci devono dare le acque nazionali nostre, italiane e francesi? Perché loro devono mangiare e noi si deve morire di fame. Questo è il governo italiano. C'è già un programma, penso, ho già parlato, di fare degli scioperi, perché non si può regalare un mare e tagliare le gambe a su quante famiglie. Quindi si dovrà prendere una soluzione alla svelta, perché tanto Viareggio poi, proprio voglio dire, ne risente il più di tutti, insieme alla Liguria, Spezia. Qui regalano il mare e a noi ci tagliano sempre le gambe e a rimetterci siamo noi pescatori. Non possono avere un'azione di pesca, diciamo, più vantaggiosa, sono costretti a tenersi su dei limiti e in pratica loro danneggiano noi, che abbiamo quei tratti di mare da 3 a 6 miglia, limitazioni che loro non avrebbero. Sull'urgente necessità di scongiurare le gravi ripercussioni a cui andrebbero incontro la flotta viareggina e in generale quella tirrenica, qualora fosse ratificato l'accordo, i pescatori si rivolgono al ministro pregandolo di non rimanere sordo e di convocarli urgentemente al ministero. Parliamo di lavoro e facciamo il punto sulla situazione della cooperativa Terra, Uomini e Ambiente. Andiamo quindi in Garfagnana. La cooperativa Terra, Uomini e Ambiente può ripartire, ma può farlo solo diminuendo i lavoratori a tempo determinato da 150 a 60 e con 40 lavoratori stagionali. Lo dice il presidente Nazareno Belleggia dopo l'incontro in regione con istituzioni e sindacati, convocato proprio per affrontare la crisi di lavoro e finanziaria della Coop Garfagnina. Belleggia spiega che le difficoltà derivano in gran parte dalla crisi generale del lavoro. Ma c'è anche una difficoltà finanziaria dovuta ai mancati pagamenti degli enti locali. Noi abbiamo debiti, ed è vero, bisogna riconoscerlo, nei confronti dei propri soci e dei fornitori, ma abbiamo dato ben 7 milioni e mezzo di euro dal 2008 ad oggi alle banche per il costo del denaro, perché le riscossioni dagli enti pubblici, nonostante la legge preveda da 30 massimo 60 giorni, i ritardi sono stati mostruosi. A fronte di questa situazione, le possibilità di rilancio passano da una riduzione degli occupati a tempo determinato, secondo il piano approvato praticamente all'unanimità dall'Assemblea dei soci. Noi riusciamo a dare gambe ripartendo con 60 tempi indeterminati e 40 stagionali. Questo grazie al piano di sviluppo rurale che prevede grossi investimenti nei territori in cui operiamo. È chiaro che questo comporterà una contrazione e anche dei licenziamenti quando finiranno gli ammortizzatori sociali, ma credo che i soci, votando all'unanimità questo piano, hanno dimostrato una grande dignità, quella di preservare la possibilità anche per il loro futuro, ripartendo da quelle condizioni di concretezza. Oggi non possiamo permetterci di riuscire ad andare avanti con 150 occupati. Dopo 2 mesi di silenzio si torna a parlare anche della KM di Fornaci di Barga. C'è stato un incontro a Firenze dove in sostanza non sono però state comunicate grandi novità. La trattativa con il gruppo Gnutti è sempre in corso e in alternativa rimane in piedi il progetto dell'agricoltura idroponica. Nel corso dell'incontro però la dirigenza KM ha formulato una delle possibili ipotesi dell'accordo con Gnutti che ha messo in allarme i sindacati, cioè quella della chiusura della fonderia a Fornaci, anche se è stato chiarito che si tratta solo di una delle tante ipotesi attualmente sul tappeto. Per mercoledì prossimo a Fornaci sono state convocate le assemblee dei lavoratori. Torniamo a Lucca, dove a Palazzo Ducale si è svolto l'atteso vertice sul futuro delle ferrovie, in particolare sul raddoppio della Lucca-Pistoia. Entro il 2019 sarà realizzato il raddoppio della linea ferroviaria da Lucca a Pistoia.
Lo hanno annunciato al termine di una riunione congiunta l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, il presidente della provincia Luca Menesini, Calogero Di Venuta della direzione investimenti di RFI, insieme ai rappresentanti dei comuni di Lucca, Porcari, Altopascio, Capannori e Monte Carlo. L'opera vedrà un investimento economico complessivo di 450 milioni di euro, di cui 235 a carico della regione e di rimanente a carico di RFI, e saranno suddivisi in due lotti, 200 milioni per la tratta Pistoia-Montecatini e 250 milioni per quella Montecatini-Lucca. L'inizio dei lavori per il lotto tra Lucca e Montecatini è previsto per aprile 2017. L'intervento di raddoppio prevederà anche l'eliminazione di 17 passaggi a livello e si concluderà ad aprile 2019. Come abbiamo visto nella presentazione dei progetti, siamo in una fase molto avanzata per il primo lotto da Lucca a Montecatini. Entro aprile inizieranno i lavori, siamo nella fase di progettazione per quanto riguarda invece Montecatini e Lucca. Sarà importante uno stretto rapporto e collaborazione tra i comuni e RFI che sta facendo i progetti, soprattutto per definire l'eliminazione dei 17 passaggi a livello. Credo che questo raddoppio, che come lei diceva era atteso da tanti anni, porterà una maggiore regolarità, una maggiore puntualità, porterà quindi anche una velocizzazione. Quindi oggi sta ai comuni lavorare sui propri strumenti urbanistici per il superamento dei passaggi a livello e credo che quest'anno, il 2016, sia appunto l'anno della progettazione che permetterà appunto l'avvio dei lavori l'anno prossimo. Parliamo della nostra emittente, i dati Auditel incoronano Noi TV come una delle televisioni più seguite della regione toscana. Vediamo. Sono sempre di più le persone che guardano Noi TV. Le rilevazioni ufficiali Auditel parlano chiaro. In Toscana Noi TV è la televisione che si occupa di contenuti provinciali con gli ascolti più alti. In media, nel gennaio 2016, sono 81.000 gli spettatori che ogni giorno hanno scelto la nostra emittente. 81.000, un numero davvero altissimo se si pensa che Noi TV ha scelto di essere visibile solo nella provincia di Lucca e in parte in quelle di Pisa, Livorno e Massa Carrara. Nella classifica degli ascolti netti, per almeno un minuto, Italia 7 ed RTV 38, che si occupano dell'area metropolitana di Firenze e Prato, fanno corsa a parte con oltre 150.000 contatti quotidiani, ma tutte le altre TV locali rilevate, sebbene regionali, sono ben dietro gli 80.000 affezionati del nostro marchio. Ne sono esempio i 68.000 spettatori che a gennaio hanno scelto 50 canali Pisa, i 72.000 di TV9 e i 71.000 di Teletruria Arezzo. Ma non basta. Sono i dati dell'intero 2015 che ci spingono a dirvi grazie per la fiducia che ci accordate ogni giorno. Infatti, nonostante le fisiologiche flessioni legate alla stagionalità, durante tutto l'anno Noi TV ha fatto registrare una crescita costante. I valori di ascolto sono aumentati da gennaio 2015 a gennaio 2016 di oltre il 20%. Una sfida che in tutti i modi vogliamo continuare a vincere, migliorando giorno dopo giorno una programmazione come sempre basata sull'informazione e l'intrattenimento, ma anche attenta alle nuove istanze del pubblico. Andiamo in Valle del Serchio, è terminato il restauro della Madonna del Ricamo, dipinto su tavola, donato alla Misericordia di Borgo Ammozzano. Sarà presentato sabato presso il convento di San Francesco a Borgo Ammozzano il restauro della tavola dipinta raffigurante la Madonna del Ricamo. L'opera è una donazione testamentaria alla Confraternita di Misericordia dalla consorella Margherita Tomei. Un'iconografia particolare è quella della Madonna del Ricamo, riconducibile alla scuola emiliana, come evidenziato dagli studi della storica Paola Betti. Un dipinto che va ad arricchire non solo la collezione presente nella struttura per anziani di Borgo Ammozzano, ma l'intera comunità. Sì, perché è una donazione che riguarda la storia del borgo. Una signora, nostra consorella, che faceva la ricamatrice, una brava ricamatrice conosciuta da tutti, aveva in casa la Madonna del Ricamo, un quadro di fine Cinquecento, e ha deciso di donarlo alla Misericordia con l'accordo poi successivo dei nipoti, e oggi questo quadro fa bella mostra di sé nella nostra biblioteca insieme a tante altre opere d'arte.
Il restauro è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio ed eseguito dallo studio Bonino di Lucca. Un intervento che, oltre ad interessare la parte pittorica, si è dovuto occupare anche del supporto ligneo. Essendo un dipinto effettuato su tre tavole di pioppo, queste erano andate a distaccarsi l'una dall'altra e a muoversi indipendentemente, quindi è stato un problema molto, molto grosso dal punto di vista del supporto, quindi abbiamo fatto un lavoro molto accurato nel riallineamento delle tavole. Poi naturalmente tutto quello che consiste nel rifare aderire lo strato pittorico alla superficie che si era completamente sollevato. Sabato 5 marzo anche a Castelnuovo Garfagnana è possibile aderire all'iniziativa benefica organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l'acquisto di una piantina di camelia sarà possibile contribuire fattivamente alla ricerca. L'iniziativa si terrà in piazza Umberto. Un vero e proprio viaggio nel cervello alla ricerca della mente. Questo è il filo conduttore del ricco programma di incontri scientifici divulgativi rivolti al grande pubblico che la scuola IMT Alti Studi di Lucca e la Fondazione Mario Tobino hanno messo in campo per la Settimana Mondiale del Cervello, che si terrà dal 14 al 20 marzo. Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina, buongiorno con noi, dal direttore di scuola IMT Alti Studi Lucca e presidente della Fondazione Mario Tobino, Pietro Pietrini. L'apertura è prevista per lunedì alle ore 15 in San Francesco con un convegno che vedrà riunite ben tre delle cinque scuole di eccellenza italiane. Convegno dal titolo «Senza parole, come comunicano piante, animali ed esseri umani». E adesso andiamo alla rubrica settimanale L'Ancora. Bisogna ripensare il carnevale di Viareggio per evitare ulteriori perdite. Il carnevale di Viareggio ancora una volta andrà in perdita. L'ultimo corso questa settimana ci darà di quanto. E questo malgrado il generoso intervento della Regione Toscana che ha ripianato buchi di bilancio pregressi. Ma la situazione è rimasta molto pesante. Non è certamente colpa però del commissario straordinario che di conti se ne intende. Perché i conti sono conseguenza di qualcos'altro. L'assenza di progetti innovativi del carnevale e la fuga della politica dalle proprie responsabilità. Questo è un brutto cortocircuito che spinge denaro pubblico su una manifestazione in perdita, pur di evitare una amarissima verità. È che il carnevale di Viareggio va radicalmente fondato, ripensato e gestito con criteri di economia. C'è chi dà la colpa al meteo, come se un'impresa milionaria come la Fondazione del Carnevale fosse giustificata se portasse i libri in tribunale solo che piova, quindi dichiarare fallimento. Ma c'è anche chi chiede alla politica di farsi da parte e di affidarsi a manager capaci di inventare nuove forme di festa, sempre sulla tradizione, co-produzioni e alleanze e finalmente realizzare un vero museo del carnevale. Due appuntamenti su Noi TV per domani sera. Alle ore 21 va in onda Parlando con ospite l'archeologa Elisabetta Abela. Gli scavi dell'ultimo periodo nel sottosuolo lucchese hanno fatto scoprire antichi manufatti di grande valore. E l'archeologa Elisabetta Abela ne parla con Sergio Talenti appunto nella prossima puntata di Parlando con. Sepolcreti, vecchie fabbriche, ceramiche, pezzi di mura, monete, c'è una Lucca sommersa che il comune di Lucca sta censendo per poi renderla fruibile al pubblico. E dopo Parlando con, alle 21.30 va invece in onda I colori del cerchio. In questa puntata sarà protagonista la cucina tradizionale, il primo servizio sarà dedicato ad un piatto antico, la pattona di Trassilico. Poi a seguire il naturopata Marco Pardini ci farà scoprire quanti erbi si possono trovare in un vecchio muro a secco. Da Camporgiano arrivano poi due ricette della tradizione e si chiude parlando della mimosa e della festa della donna. È tutto per la prima parte della TG, adesso la pubblicità e subito dopo arriva lo sport.